Al via i lavori di dragaggio al porto di Ortona. Ad annunciarlo al TG8 lo stesso sindaco della città, Leo Castiglione, il quale sottolinea come lo sviluppo del porto passi inevitabilmente per le opere di escavazione dei fondali. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Ortona ha confermato che sono stati compiuti tutti i passaggi tecnico-amministrativi per consentire l'inizio dell'escavazione dei fondali dell'imboccatura dello scalo marittimo. Si parla del porto di Ortona, una struttura, un'infrastruttura importantissima. Signor sindaco, innanzitutto la notizia che tutti attendono: quando partiranno i lavori di dragaggio? Dragaggio, siamo da pochi giorni, abbiamo organizzato un incontro tecnico con tutti i portatori di interesse, con tutte le autorità coinvolte, e abbiamo deciso di stralciare in due parti appunto il progetto del dragaggio. Questo significa partire subito con il primo stralcio, che coinvolgerà il dragaggio nell'imboccatura del porto, dove c'è una situazione di insabbiamento importante, e questo, siccome è competenza regionale, è una procedura che arriva ben presto a conclusione, e diciamo è un primo passo importante. Il secondo riguarderà il dragaggio all'interno del bacino portuale, e questo avvieremo subito gli uffici, il RUP avvierà subito la procedura di via per accelerare i tempi, perché sicuramente sarà oggetto di via nazionale, e anche perché dopo l'esperienza passata vorremmo evitare di incorrere ancora in ricorsi e controricorsi. Signor sindaco, mettere insieme tutte le componenti, quelle tecniche e quelle politiche, è stata un po' la chiave di successo. Sì, questo è importante. La politica deve capire che è arrivato il momento di non perdere più tempo, è arrivato il momento di fare delle scelte ferme e convinte. Oggi si ragiona in termini di sistema, non si può difendere più il proprio orticello, in questo caso potremmo dire il proprio porticello, ma bisogna ragionare in termini di sistema, perché chi crede nel sistema significa dare sviluppo, dare possibilità ulteriore, mettere appunto a sistema tutte le potenzialità di tutti i porti. Noi siamo nell'autorità di sistema centrale adriatico di Ancona, che fa riferimento ad Ancona, siamo fieri e orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti e continueremo a lavorare in questa direzione.